Fin da quando sono piccoli, tutti i maghi e le streghe sognano di sfrecciare in cielo come i loro idoli. Tutti ci siamo chiesti, pensando al Quidditch, ho la stoffa che serve per essere una stella del Quidditch. Per battere gli avversari più forti. Per difendere i miei sogni a tutti i costi. Per cacciare via tutte le avversità. Per cercare la vera e propria gloria. Perché un giorno quel sogno potrebbe diventare realtà. La strada non è sempre facile. Ma se risali sulla scopa quando cadi e hai fiducia nei tuoi compagni, il Quidditch è magico. Quindi chiediti ancora, hai la stoffa per farcela? Hai lo spirito giusto per primeggiare nel Quidditch? Ah, sono malvagio? E che ne so io? Visti tutti i libri, eh? Ogni leggenda del Quidditch nasce da qualche parte, e molte nel nostro giardino. Il giardino per noi è un grande campo da Quidditch, e il vento tra i rami una folla esultante. Immagina di giocare al fianco dei tuoi eroi. No, che immagina di giocare al fianco dei tuoi eroi? Oh, calma, calma. Cioè, va bene tutto, però aspetta un attimo che apro coso. Serpeverde sono i più stronzetti, diciamo. Ah, ok, no, perché ovviamente dovete sapere che io sono un grandissimo fan della serie Harry Potter. Ho visto tutti i libri e ho guardato alla televisione e al cinema tutti. Volevo fare la battuta, ma non mi è riuscita. Vaffanculo, volo su. Inizia la tua carriera nel Quidditch affinando le basi del volo su scopa. Come mi cresce il naso? Oddio. Questo è il nostro campo da Quidditch in giardino. Prima di spiccare il volo, prova la scopa. Trova una posizione comoda sulla sella e controlla la presa. Ok. Non ho il cazzo che inverto i comandi. Mamma mia la red, mamma mia quella posizione. Se qua. Sì, non fatemi la parlare. Dovrebbe riconoscere le tue intenzioni. Se non ti viene naturale, prova a cambiare qualcosa. Allenati volando attraverso gli anelli. Puoi premere il triangolo per invertire la porca puttana. No, lo manco. E fin qui. No. Ne ho mancato uno. Il turbo. Allora, questo qua non l'ho comprato perché è uscito oggi dappertutto, sia su PC, su Xbox, credo anche su Nintendo Switch. Il campo da Quidditch è e PlayStation. Di minacce. Perfeziona le manovre elusive per non solo correre. Che solo su PlayStation è gratuito tramite PlayStation Plus. Se si ha o il secondo o il terzo tier di sottoscrizione all'abbonamento del PlayStation Plus, era dentro tra i giochi gratuiti di settembre. Prima o poi dovrai rallentare e recuperare. Ok, con questo il turbo. E quindi ce l'ho tra parentesi scaricato senza acquistarlo. È ora di passare a qualcosa di più avanzato. La derapata permette di volare in una direzione guardando in un'altra. Oddio. Io la uso sempre quando mi... Complimenti, vedo che te la cavi bene. Sicuramente meglio di Neville. Ne ho mancato uno, che è salito su una scopa. Proviamo a vedere cosa sai fare con una rapida sfida. Sì, sì, la facciamo subito quella rapida sfida qua, Ma proprio subito. Soprattutto quando mi sbaglio i tasti, porco. Volare attraverso gli anelli sul campo. Non c'è fretta di procedere oltre se non sei a tuo agio. Come ti senti su quella scopa?
Beh, come diceva il vecchio saggio, sempre meglio sulla scopa che con la scopa in andiamo avanti. Possiamo ripassare tutto, continuo, Eccellente! continuo. Facciamo un ripassino di Quidditch, ti va? Non è poi così complicato quando hai capito come Esatto, funzionano io i vari ruoli. grandissimo esperto di Quidditch. Ogni squadra schiera tre cacciatori. Sono il cuore pulsante del Quidditch, a parer mio. Quella palla si chiama pluffa e lo scopo dei cacciatori è, Pluffa! beh, darle la caccia. Se l'altra squadra ha la pluffa, i nostri cacciatori devono recuperarla a ogni costo e spingerla verso le porte avversarie. Giocando di squadra, lanciare la pluffa attraverso una delle porte avversarie ci fa ottenere punti, avvicinandoci alla vittoria. Contrasta i rivali e segna lanciando la palla, denominata pluffa, nelle porte avversarie. Il Quidditch è uno sport veloce che obbliga a cambi di approccio repentini. A volte una nuova prospettiva è tutto ciò No, che serve. giammai. Ah, tieni premuto. Il Quidditch è innanzitutto un gioco di squadra. Quando ti trovi in una posizione favorevole, chiama il passaggio ai Non tuoi mi che sta compagni. andando. Ok. Ora che hai preso la pluffa, non dimenticare i tuoi compagni di squadra. Il talento individuale può fare la differenza, ma i grandi cacciatori sanno sempre quando è il momento di passare. Premere R2 per passare alla pluffa, dopo il passaggio passerà automaticamente a controllare il compagno e modificare nel menu delle impostazioni. Ok. Il compito principale dei cacciatori è segnare punti per la squadra e guidarla alla vittoria. Come? Lanciando la pluffa tra i pali rossi. Wow! Non Abbiamo smettere fatto mai di gol! inseguire la pluffa. Se finisce in mano a un cacciatore avversario, risolvi il problema con un contrasto. E dopo che ho fatto contra... dopo che ho fatto contrasto. Ok. E una volta che sono vicino... Ah. Minchia. Sei una meraviglia. Hai dimostrato di saper segnare a porta vuota, ma non sarà sempre così. Vediamo come te la cavi contro un portiere. Ma non so, problemi anche se c'è il portiere. Con i cacciatori ci siamo. Te la senti di giocare una partita di riscaldamento? Voglio giocare una Speravo partita. proprio che lo dicessi. In questa partita ci saranno solo cacciatori. Andiamo, compagno di squadra. Siamo i gemelli Weasley, i vostri burloni e giocatori di Quidditch preferiti. Benvenuti alla tana. Mamma dice che casa nostra è caotica come un campo di Quidditch, quindi l'abbiamo reso ufficiale. Via alle danze! Serafa evita contrasto R2. Richiesta passaggio! Grande passaggio! Toglie l'occasione! Mamma mia, c'è subito il golasso! Incredibile! Rigenerazione pluffa tra 0 secondi. Ah, mia, sono da solo. È lui? Passa al suo compagno. Come passa al suo compagno? Ah, non ho preso il ballone. Ma io chiaramente avevo preso. E mi ha fatto con la signora. Ah, vince che arriva ai 30 punti. Ah, perché non ho schiacciato il tasto. Gli occhi sul compagno e passa. Passaggio della pluffa. Mi dia la palla. Arriva il tiro. No, l'ho mancata. Tranquillo, Azio. Cacciatore, capita anche ai migliori. E tira. Dov'è un passaggio? L'ho passata. Male, ma non ti abbattere. Ma cosa? Oh. Buono. Ma se tiro dalla mazza distanza? Gli occhi
ospiti rubano il possesso. Può porca miseria, 2-0. L'incredibile nuovo Virgulto è supercampione di Quidditch. Vieni qua, Pluffa. Passaggio strepitoso. Il boccino è in campo. Come il boccino è in campo? No. Continuate a passare. Se la stanno a passare. Ah, ma io posso diventare lei. Continuate a passare. Bastarda. Ma prova che se la giocano così. Maledetti. Squadra di casa. Godissimo. Ma mi ha contropiede. Siamo tutti dietro il culo. Ed è il tiro della vittoria. Mamma mia. La forza non sta nelle dimensioni, come dimostrano anche le pallottole puzzole. Potrete rivivere la partita sulla Gazzetta del Profeta di domani. Mamma mia. Tutti a prendere la Gazzetta del domani domani, ovviamente, perché non esce oggi, ma esce domani. Progresso e allenamento, Coppa Wesley da cazzatore. Mamma mia, fama carriera, ovviamente per adesso faremo soltanto la carriera, perché sinceramente devo anche imparare un po' le basi. Sei un talento naturale. Non credevo che avremmo vinto la prima partita, ma è stato più che meritato. Vuoi giocare la rivincita o preferisci imparare qualcosa di nuovo? Voglio imparare qualcosa di nuovo. Bene, la lezione continua. Il portiere aggiunge profondità alle partite. Diamo un'occhiata. Oh, mio fratello Ron è la persona più indicata per parlarti di questo ruolo. Divertiti. Il signor Ron ha i capelli rossi per caso. Il Quidditch sarebbe uno schifo senza portieri davanti agli anelli. Una buona difesa può fare tutta la differenza del mondo. Il portiere ha un compito cruciale: impedire alla Pluffa di attraversare le porte della propria squadra. Per essere bravi portieri serve una mente strategica per prevedere la traiettoria della Pluffa e destrezza per fermarla. I migliori portieri sfruttano la loro posizione per guidare e ispirare i cacciatori. Può sembrare una responsabilità schiacciante, ma l'emozione di sventare un gol non ha paragoni. E Harry Potter che ruolo giocava? Baluardo difensivo, difendi le tue porte, affidati ai calci e incrementa la velocità dei tuoi compagni. I cacciatori possono dare un contributo in difesa, ma i veri baluardi sono i portieri. Lui cercava il boccino d'oro, quindi era un cazzatore, qua lo chiamano cazzatore. I portieri devono muoversi in volo come i colibrì, più che come ippogrifi. Prova! Perché ovviamente io ne so a pacchi di Harry Potter, ovviamente. La picchiata è un'abilità fondamentale per portieri, ma ok! Per muoversi rapidamente tra gli anelli della porta. No, momento. Ah, L1. No, mo ti spiego, attenzione. Mo ti spiego. Ok. Ah, ok. Ma l'ho fatto. Perfetto. Io non ho visto nemmeno un film e non ho letto nemmeno un libro, ma so vagamente la storia perché ho giocato a tutti e due i giochi della Lego Harry Potter, partendo dal secondo, quindi ho giocato da anni 5 a 7 tipo, e poi ho giocato al primo Lego Harry Potter anni 1-3, si chiama così, e quindi so vagamente un po' le cose che sono successe tramite il gioco della Lego. Tanto se mi sbaglio dovrebbero stare su Prime Video Film.
In teoria, il compito dei portieri è semplice. Devo vedere dove sono. Di subire gol. Ma è più facile a dirsi che a farsi. I cacciatori proveranno sempre a ingannarti, quindi tieni l'occhio e affina i riflessi. La squadra dipende dalla tua rapidità di pensiero. Io ho visto che sono su Prime, però non so se sono a pagamento o cosa. Da qui puoi vedere tutto quello che succede in campo. Sfodera le tue doti di comando e prova a guidare i compagni. Ah. Ah, ok, per farli andare più veloci. Vediamo l'effetto che ha sui tuoi cacciatori. Cazzatora. Ovviamente ho preso l'anello subito. Ma ovviamente. Allora, proviamo ad attraversare qua. Wow! Il calcio è una tecnica fondamentale per i portieri. Usalo per deviare bolidi e pluffe o per dare una lezione agli altri giocatori e allontanarli. Ah, e che palle. Perché mi ricordo che c'erano e vabbè, suonano le... Premi R2 per eseguire un calcio. Che ne dici di provare? Ma ti ricordo che esiste il pirate. Che cosa sarà mai questo pirate? Ma non lo conosco. Porca miseria che ma... Me la tira palese qua. Te. Sentito, ovviamente, le mitiche leggende metropolitane. Ti va di giocare una partita con una difesa vera e propria? Non vedo l'ora di giocare con una partita con la difesa. Con l'aggiunta dei portieri, le cose stanno per farsi molto più interessanti. Poi se sono io il portiere, complimenti per la mazza che c'è in mezzo alle gambe. La scopa. Siamo i gemelli Weasley. I vostri, preparatevi a un'altra grande partita di i vostri, ma quanti sono? Cioè, per squadra quanti sono? Qua adesso sono 4 contro 4. Ma devo fare davvero portiere? Pluffa in campo! Per adesso sono 4. E passa! Arriva il tiro! La pluffa vola in mamma porta. Mia! Ginny Weasley! Weasley? Wasley? Mamma mia, il grande schema. Se il mio ruolo è fare portiere, ovvero non fare una mazza, a me va benissimo. Ecco il tiro. Mamma mia, 2-0. È lui, quello che non fa nulla ma vince. Ah, non sono esattamente tutti dritti così. Aia. Ai 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 ai. Si avvicinano. Adoro le squadre che fanno girare la pluffa. La squadra di casa ruba il possesso. Mamma mia. Ho fatto una parata, credo. Ah, quindi proprio devo stare in porta. Vabbè che qua potrei anche cambiare ruolo. Nessuno però tiene troppo la pluffa in questa squadra. Esattamente. Vai, coso di The Walking Dead, James, come cazzo ti chiami? Arriva il tiro! No! Fanculo, bastardo di una vecchiazza che me l'ha messo dentro. Su fam. A girare la pluffa! Mamma mia, ti faccio vedere io adesso come gira la fuffa. La pluffa vola verso la porta. Ha lasciato cadere la pluffa. Ma cerca il passaggio. Da lì non bastarda, me l'ha parata.
No, adesso mi dovrei vedere The Batman, l'ultimo, che quello me lo vedo tranquillamente, che so, in DVD. Grande passaggio. E viene intercettato. No. È la sua occasione per pareggiare. Mamma mia, che tiro. Wow, ho le gambe che fanno Giacomo Giacomo. Potrebbe essere il punto. Ma me la pianta lo stesso. No, eh. Tuffa. Adoro le squadre che fanno girare la pluffa. Questo sarà il gol decisivo? Vabbè, però fanno tutti i portieri lì. Ma che passaggio ne ha fatto? Siamo a metà di questo. Può essere il tiro decisivo. E la pluffa va. Porca miseria, me l'hanno battuto. Molly Wesley ha fatto. La partita si chiude Chiletta. Qui. Giusto in tempo. Gli gnomi sono tornati alla carica. È stato spassoso. Ma dobbiamo andare. Sapete, il tempo è galeoni. Ah, buono, andiamo avanti così proprio.